Buongiorno, sono Cristina Casero, sono una dei tre curatori della mostra insieme a Paolo Barbara e Claudia Cavatorta. Questa mostra che è parte del Festival Europeo della Fotografia Europea di Reggio, che è quest'anno dedicato alle rivoluzioni, alle ribellioni, e la nostra mostra Figure Contro è una mostra di fotografia tutta realizzata con i materiali della GIOXAC, che restituisce un quadro ben preciso di quello che è il rapporto della fotografia con posizioni alternative rispetto al racconto sociale tradizionale, in particolare tra la fine degli anni 60 e gli anni 70. Abbiamo potuto realizzare con i nostri materiali una mostra che comprende lavori di Mario Cresci, come questo enorme rullo srotolato che ci testimonia di un lavoro che lui ha realizzato nel 68, coinvolgendo attraverso la fotografia le persone, un lavoro di arte pubblica. E poi abbiamo nelle varie cassettiere lavori di Carla Cerati, in particolare scatti destinati al famoso Morire di classe, un libro fotografico che ha fatto con Berengo Gardin sulla condizione manicomiale, un libro realizzato anche con coniugi Basaglia. E poi abbiamo opere di Morandi, di Bonora, della Cerati ancora, questi bellissimi pannelli incentrati invece sulla condizione femminile, degli scatti di Lucas, che in quegli anni è stato un attento protagonista della situazione, e alcune stampe del 74 di un lavoro fatto a quattro mani da Anna Candiani e Paola Mattioli intitolato Le immagini del no, che è stato un reportage intorno alla campagna referendaria del referendum sul divorzio. Quindi un lavoro che comprende tutta una serie di istanze, un'analisi della condizione femminile, che le donne, dato che le donne in quel referendum hanno avuto parte integrante, a una lettura sociale dell'Italia dell'epoca. Paola Mattioli, fotografa da tanti anni. Questa fotografia fa parte della serie Immagini del No, una serie dedicata al referendum per il divorzio. Questa è una fotografia di una statua di Garibaldi in cui c'è scritto Garibaldi vota no. La seconda? La seconda è sempre, sono tutte della stessa serie. È una mostra del 74 con un librettino del 74 di Shai Willer, in cui il no è fotografato sia come reportage degli avvenimenti di quegli anni, sia invece come segno grafico. Anche qua, per esempio, c'è un no su una statua davanti all'università statale. Oppure, vediamo se riesco a farle vedere il cassetto sopra. Questo è il no della CGIL. Questo viene avanti cretino, non mi ricordo più chi è. Queste sono già due del femminismo, la seconda ondata di femminismo che appunto in quegli anni cominciava a emergere.